L'azione del PD in Senato non mette al sicuro gli stipendi dei dipendenti comunali, l'accusa dei grillini che presentano una proposta alternativa. È ancora politica, l'azione del PD in Senato non ha messo al sicuro gli stipendi dei dipendenti comunali di Caffarsetti, l'accusa dei grillini che presentano invece una proposta diversa. Sentiamo di che cosa si tratta. Intervento in Parlamento del Movimento 5 Stelle per tentare di salvare in extremis gli stipendi integrativi dei dipendenti del Comune di Venezia. Non è giusto, sostengono i grillini, che siano loro a pagare le colpe di amministratori incapaci che negli ultimi 6 anni hanno accumulato un debito pazzesco e svenduto un patrimonio incredibile, 376 milioni tra immobili e titoli azionari. Il Movimento 5 Stelle è intervenuto con un emendamento molto lineare e semplice che interviene direttamente sul decreto legislativo 165 del 2001 e che interviene proprio nella parte integrativa dello stipendio dei dipendenti comunali, mettendo veramente al riparo lo stipendio dei dipendenti del comune. Il tanto sbandierato emendamento Salva Venezia, presentato da alcuni senatori PD, tra cui il veneziano Felice Casson, non può far nulla per risolvere la situazione degli stipendi, affermano i pentastellati, e anzi apre la strada al rischio che un domani qualche organo dello Stato possa chiedere la restituzione dei soldi illegittimamente percepiti da ciascun dipendente comunale. Quell'emendamento si basa, mette a riparo le nuove assunzioni e quindi con un'interpretazione estensiva, potendo fare nuove assunzioni, loro dicono di poter anche salvaguardare lo stipendio integrativo, ma questo è tutto da dimostrare e anzi si presta anche a possibili critiche o esposti alla Corte dei Conti. Siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta, ognuno vale il paro, ognuno...